E bentornati su Bricomaghi. Oggi vi parlo di un nuovissimo gioco didattico ispirato a una storia originale scritta dalla Zucchetta Strighetta e che trovate sul blog lazucchettastrighetta.blogspot.it. Quindi non vi resta che andarla a leggere, scaricarla e leggerla appunto ai vostri bambini. Ma veniamo al gioco. Abbiamo questa nave dei pirati che permette di lavorare con il CODI, quindi di iniziare a programmare. Come potete notare, la nave è costituita da alcune parti. Abbiamo chiaramente il pennone con la bandiera appunto dei pirati e poi abbiamo queste aperture che sono appunto le aperture per i cannoni e poi abbiamo la mappa del tesoro. La mappa del tesoro che ci servirà proprio per lavorare con la programmazione. Al di sotto delle aperture dei cannoni, infatti, abbiamo diversi codici che il bambino dovrà seguire. Sono 3 su 4 perché l'ultimo è un invito per scrivere da soli una stringa chiaramente di programmazione. Che cosa dovremmo fare per giocare? È molto semplice, dobbiamo seguire il codice e muoverci sulla mappa secondo appunto questo codice. E lo facciamo utilizzando la luna. Quindi seguiamo il codice e cerchiamo di percorrere il percorso sulla mappa per arrivare in fondo all'ultimo punto elemento indicato sulla stringa, che è appunto quello della luna in tutte e 3 le stringhe. La luna poi la riponiamo perché si attacca con il velcro proprio sotto alla vela con la bandiera appunto dei pirati e riponiamo il nostro gioco in tranquillità e lo riprendiamo tutte le volte che vogliamo esercitarci. Chiaramente possiamo fare anche delle variazioni qui sul codice, invece di 4 elementi da seguire possiamo utilizzarne ad esempio 6. E possiamo anche divertire a muovere appunto queste aperture immaginarie dei cannoni sulla nave appunto dei pirati. Le istruzioni per realizzare questo gioco didattico le trovate complete di foto sul nostro blog bricomaghi.blogspot.it e dove trovate anche le foto dei passaggi più salienti. E quindi vi invito a venirci a trovare sul blog. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!